strumento potente, la fede, che ci permette di squarciare il tempo, lo spazio, di squarciare la realtà naturale, di vedere quello che Dio ha in riserbo per ciascuno di noi. Cosa ci permette di rinunciare al peccato? Cosa ci porta ad un cammino di vera santificazione, di vera consacrazione al Signore? Cosa ci porta a svolgere il nostro servizio con ardore, con zelo, con passione, con amore? Non ci dispiace affatto rinunciare ai piaceri del peccato. Non ci dispiace affatto lasciare questo mondo e vivere in maniera controcorrente a questo mondo, perché il Signore ci ha permesso di vedere oltre quello che tutti gli uomini vedono. Il Signore ci ha permesso di vedere una realtà gloriosa, eccelsa. Ma come comprendiamo queste cose? Perché siamo più intelligenti degli altri? Perché abbiamo dei sensi, parlo quelli naturali, più sviluppati degli altri? No, perché attraverso la fede in Cristo Gesù, attraverso la nostra fede nella parola di Dio, il Signore ha fatto sì che noi comprendiamo queste realtà, che le vediamo anche a distanza, che non ci siano miopi o ciechi, non in senso naturale, sto parlando in senso spirituale, e non ci siano credenti che sono stati ripresi dalle vecchie cose, dai vecchi legami, dal peccato. C'è un astuto tentatore che cerca di disturbare questa fede, che cerca di proporci qualcosa di alternativo a quello che in Cristo Gesù noi abbiamo già ricevuto. Noi vogliamo essere di coloro che vedono bene, di coloro che sempre di più acquistano una vista migliore per guardare sempre più in profondità, per guardare sempre meglio i tesori che Dio ha riservato per noi nel cielo, per guardare sempre meglio la realtà celeste, affinché non ci lasciamo travolgere dalle cose di questa vita. A volte ciò che ostruisce la nostra visione per fede possono essere le montagne della prova, della malattia, della sofferenza, dell'inquietudine, del dubbio. A volte le nubi nere che si addensano possono essere un velo a quella che è la realtà celeste. Non so cosa stai vivendo, cosa stai attraversando in questo momento. Forse tu dici: io non riesco a gustare queste realtà celesti, ne sento parlare ma io non ho realizzato ancora nulla. O forse qualcuno sta dicendo: un tempo io sentivo la gioia, la forza, la potenza dello Spirito Santo nel mio cuore, ma nubi dense si sono affacciate nella mia vita, hanno velato il sole splendente. Quale cosa ti disturba? Quale cosa ti impedisce di avere questa fede che ti fa comprendere?